Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Udinese TV. In apertura parliamo ancora dell'avvio del nuovo anno scolastico, caratterizzato da tanti stop nelle scuole a causa di casi di coronavirus riscontrati tra gli studenti, tra i bambini, soprattutto tra i più piccoli, ma non solo. L'ultimo caso registrato è quello alla sezione piccoli della scuola dell'infanzia di Carlino, che è stata chiusa in via precauzionale dopo che è stato accertato un caso di Covid-19 in un bimbo che aveva accusato una leggera sindrome influenzale. La famiglia si è rivolta al pediatra, al quale ha consigliato, seppur in presenza di sintomi blandi, di procedere con il tampone. Tampone che, ha spiegato il sindaco Loris Bazzo, ha dato esito positivo. Per questa ragione l'intera sezione, l'insegnante di riferimento, da questa mattina sono a casa in quarantena preventiva in attesa della diagnosi differenziale che sarà disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. La scuola dell'infanzia di Carlino è paritaria ed è gestita da un'associazione di genitori. Un caso positivo si è verificato anche nella scuola materna paritaria parrocchiale di Cervignano, dove ieri un bimbo ha evidenziato i sintomi e il tampone è risultato positivo. Il piccolo e la sua famiglia sono rimasti a casa in quarantena. 16 i bimbi della sua classe che sono rimasti a casa e che oggi saranno sottoposti ai tamponi assieme anche ai genitori. Dopo il lockdown sono stati persi 3 miliardi di consumi, meno della media del nord-est in Friuli Venezia Giulia. Il clima di fiducia da parte degli imprenditori e dei cittadini è meno negativo rispetto alle previsioni di giugno e anche i dati congiunturali mostrano una ripartenza del Friuli Venezia Giulia più rapida che nel resto d'Italia. E questo in sintesi il risultato di un'indagine dell'Osservatorio Confcommercio Friuli Venezia Giulia, curata da Format Research, effettuata su un campione di oltre 1500 imprese e cittadini residenti in regione. I risultati di questa indagine sono stati presentati questa mattina in Camera di Commercio a Udine. Allora sentiamo i commenti del Presidente della Camera di Commercio da Pozzo e anche dell'Assessore alle attività produttive Bini. L'80% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia ha giudicato positivamente la gestione Covid da parte della regione. Se lo aspettava e che cosa si può ancora fare per aiutare imprenditori e cittadini? Ma quello che io posso dire è che la giunta Fedriga ha lavorato intensamente sia durante la fase di lockdown, quindi la fase emergenziale, sia sta lavorando in maniera propositiva e prospettica in questa fase. Insomma, alla fine i cittadini stanno premiando il nostro lavoro, gli imprenditori stanno premiando il nostro lavoro, la regione Friuli Venezia Giulia si sta dimostrando una regione che ha risposto alla grande per quanto riguarda la gestione, la fase emergenziale, la fase sanitaria, i contributi, quindi la fase acuta per le imprese, lockdown, ma anche sicurezza e turismo. Quindi sono dei dati che ci ripagano del lavoro che stiamo facendo, che ne dica qualcuno, ma mi hanno insegnato che alla fine ciò che comanda è il numero parla chiaro. Quindi io penso che qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza di fronte alle sterili critiche che sono state, come dire, avanzate alla giunta Fedriga. Noi lavoriamo tanto e parliamo poco, a volte qualche conferenza stampa in meno e qualche fatto in più farebbe bene, non come dire, alla politica, ma ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Guardando proprio al futuro, per parlare poco e fare tanto, che obiettivi ci diamo in questo periodo post-Covid che comunque resta e continua ad essere complicato? Ma è un periodo sì che continua ad essere complicato. Io, per quanto riguarda le mie competenze, sto già lavorando in maniera intensa con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali, per presentare la nuova legge sull'economia del Friuli Venezia Giulia, verosimilmente nel mese di novembre. Il commercio ha fatto un grossissimo lavoro, è stato il settore nostro più colpito, come dicevo, turismo e commercio, ma anche è quello che si è dato molto da fare e soprattutto nei rapporti con la regione. Ha dato delle soluzioni, delle ipotesi di intervento, la regione le ha accolte direi in totus e quindi questa sinergia che c'è stata fra le imprese che hanno subito, chi le rappresentava, quindi le associazioni di categoria, noi rappresentiamo una componente e la regione che poi poteva chiaramente disporre all'interno dei suoi limiti di bilancio di alcuni strumenti, è stata importante.
E torniamo adesso a parlare di scuola, dei disagi che si stanno vivendo in questi giorni in diversi comuni per un mancato funzionamento degli scuolabus. Dove sono arrivati in tempo? I comuni li hanno trovati sporchi da sanificare, addirittura in alcuni casi senza targa o immatricolazione. In altre situazioni non sono proprio arrivati. Stiamo parlando degli scuolabus di una trentina di municipi in Friuli Venezia Giulia, andati a gara e aggiudicati alla ditta Tundo di Lecce, che però, come aveva messo in guardia il patto per l'autonomia diversi mesi fa, non riesce ad adempiere all'incarico. Sentiamo l'intervista raccolta da Davide Zanirato. Massimo Morettuzzo, patto per l'autonomia, l'avevate detto già diversi mesi fa e ora la vostra allerta sulla questione scuolabus dei comuni effettivamente si è concretizzata. Sì, purtroppo siamo stati facili profeti, perché questa situazione era una situazione annunciata. Avevamo dichiarato che questa azienda, Tundo di Lecce, non era nelle condizioni di garantire un servizio fondamentale per le nostre amministrazioni comunali, e purtroppo l'amministrazione Fedriga è stata totalmente latitante in un momento assolutamente complicato per le nostre amministrazioni comunali. Abbiamo visto che gli impegni presi per l'aggiudicazione della gara da parte dell'azienda Tundo non sono stati minimamente rispettati. Si erano impegnati a fornire degli scuolabus nuovi, a fornirli per tempo, a dare tutta la documentazione necessaria. Così non è stato, gli autobus nuovi sono un miraggio, sono arrivati dei mezzi in alcuni casi inefficienti, in alcuni casi non sono partiti, in alcuni casi le pulizie e la sanificazione se le sono dovute fare all'ultimo minuto le amministrazioni comunali, è stato quindi un disastro. Noi chiediamo che oggi l'amministrazione Fedriga si assuma la responsabilità di questa situazione, rescinda il contratto per le gravi inadempienze con questa ditta pugliese e finalmente dialoghi con i comuni per trovare una soluzione, dando la possibilità di far sì che i comuni decidano che affidare il servizio, concordandolo anche con operatori locali che conoscono il territorio, perché stiamo parlando di un diritto fondamentale, il diritto allo studio, che oggi così non è garantito perché il trasporto fa parte di questo diritto. Erika Furlani, sindaco di Campo Formido, voi nella pratica vi siete trovati ad affrontare questa emergenza con gli scuolabus, cos'è successo? È successo che, vabbè, ci eravamo attivati per tempo, sollecitando molte volte l'invio della documentazione di cui necessitava l'ufficio per far partire il servizio. Questa documentazione non è mai arrivata, dire incompleta è dire poco, perché praticamente non è arrivato quasi nulla, mancano dei documenti fondamentali per l'avvio del servizio. Quindi ci siamo sentiti in obbligo di avvertire le famiglie il venerdì scorso. Siamo stati i primi, però ci era sembrato giusto così, perché avevamo capito che il servizio non riusciva a partire mancando tutta questa documentazione, pur sperando di riuscire comunque a farlo partire. Noi, le nostre scuole iniziavano martedì, e quindi già lunedì si era attivato il servizio per vedere se era arrivata documentazione a completare quello che era già stato mandato, e non era arrivato assolutamente niente, quindi siamo stati costretti, insomma, a mantenere la sospensione del servizio, e abbiamo fatto anche una delibera di giunta prorogandolo al 1° ottobre. Ovviamente, se dovesse riuscire a partire prima, noi lo facciamo partire appena riusciamo. Nulla osta questa nostra decisione, però siamo dispiaciuti per le famiglie, siamo dispiaciuti anche per noi stessi, perché sinceramente siamo inermi, no? E questa settimana ci saranno degli autobus molto particolari per portare gli studenti a scuola nella zona di San Daniele, gli autobus dell'Udinese Calcio. Ecco il servizio. Dirigente, è iniziato un anno scolastico difficile, da oggi però magari un po' più bello, perché potrete attaccare alla parete la maglietta dell'Udinese. Sicuro, l'anno non è stato facile, lo sanno tutti, ma queste sono zone speciali dove c'è la famiglia, dove San Daniele, l'amministrazione, i genitori, le associazioni del territorio e l'Udinese ci sono vicine. Per noi è molto importante, perché la solitudine è stato uno dei problemi maggiori del periodo Covid, e noi dobbiamo essere insieme e darci una mano per andare avanti. Questi ragazzi, oggi è il secondo giorno di scuola, una giornata un po' speciale, diciamo così. Molto speciale, anche perché è stata una sorpresa, è stato tenuto tutto molto nascosto, l'abbiamo saputo all'ultimo momento, e quindi le sorprese devono, per forza, portano gioia, e devono essere così. Sfide per quest'anno, arrivare alla fine?
Ci siamo, ci vogliamo imporre di continuare ogni giorno a venire a scuola. Questo è quello che noi desideriamo tutti, che desiderano i ragazzi e questo è il desiderio che anche noi abbiamo, arrivare fino a giugno senza perdere neanche un giorno di scuola. Andiamo avanti con la cronaca adesso. Giornata di controlli straordinari è quella di ieri da parte della Polstrada nell'ambito della campagna nazionale Road Poll Safety Days. L'obiettivo di questa campagna è quello di ridurre gli incidenti stradali attraverso una riduzione anche della velocità dei mezzi in circolazione. Nel richiamare l'attenzione degli utenti della strada, il focus di questa campagna è appunto ridurre gli incidenti e anche le vittime. La Polizia Stradale della provincia di Udine ha messo in campo nella giornata 7 pattuglie. Attraverso l'uso dell'autovelox sono state accertate 69 violazioni del superamento di velocità, mentre con il dispositivo Provida, che rileva le infrazioni commesse dal veicolo che precede nella marcia, sono state 8 le violazioni accertate e contestate ai rispettivi conducenti, di cui 2 con il ritiro immediato della patente di guida. In particolare nei confronti di un conducente italiano è stata accertata una velocità di quasi una volta e mezzo il limite consentito. Lo stesso viaggiava a 161 km orari lungo un tratto dove il limite massimo è di 110. Un conducente straniero invece è stato pizzicato a viaggiare a quasi il doppio della velocità consentita nel tratto di strada, 141 km orari dove il limite è 80. Non sono mancate le violazioni accertate per l'uso del cellulare, 3, e per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 2. Violazioni che prevedono delle sanzioni che vanno da 165 a 83 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente. In caso di recidiva infrabiennale, queste sanzioni comportano anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. E andiamo a Trieste adesso con la cronaca. La polizia ha denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale una coppia di triestini classe 85 e 87, entrambi già noti alle forze dell'ordine, personale del reparto prevenzione crimine di Padova che coadiuva quello della questura nei servizi di controllo del territorio, li ha fermati in corso Saba e fin da subito i due hanno palesato anche verbalmente insofferenza per il controllo, aizzando contro gli agenti due loro cani al guinzaglio ma privi di museruola. Inoltre l'uomo si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità, lanciando alla fine la patente di guida verso l'autovettura di servizio della polizia. Accompagnata in questura la coppia è stata denunciata. Poco prima sempre personale della polizia di Trieste ha denunciato per il possesso ingiustificato di 3 coltelli e di 7 grammi di marijuana un triestino del 1996. È stato fermato e identificato all'esterno di una rivendita di tabacchi in via Carducci. Quanto rinvenuto in uno zaino è stato sequestrato. Infine, sempre ieri sera, la volante della polizia di Trieste ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino croato del 1970. Per nulla collaborativo e alquanto aggressivo ha minacciato gli operatori intervenuti in via Grego per la segnalazione di una lite in strada. Nuovi rintracci di migranti in provincia di Udine questa notte e anche nelle prime ore di oggi. Le prime segnalazioni sono giunte all'alba attorno alle 4. Alcuni migranti sono stati visti camminare in fila indiana lungo la statale 14 tra Tor Viscosa e San Giorgio di Nogaro. Altri migranti sono stati fermati intorno alle 7 all'altezza del casello autostradale della 4 a Palmanova sulla viabilità ordinaria, una decina in tutto. Altri 3 stranieri sono stati individuati a Castello di Porpetto, sul posto i carabinieri per tutte le procedure di rito. E adesso ci spostiamo a Gorizia, dove questa mattina sono stati proclamati vincitori del concorso internazionale di idee per la riqualificazione di Piazza Transalpina che unisce Gorizia e Nova Gorizia. Tra i 56 partecipanti e di 4 continenti è stato scelto uno studio di architetti di Roma che ha preparato un progetto in cui la piazza diventa una macchina scenica. Vediamo.
È stato svelato il progetto vincitore del bando internazionale per la riqualificazione della piazza transalpina che unisce Gorizia e Nova Gorizia e dell'area confinaria che va da Salcano al piazzale della Casa Rossa. Tra le 56 proposte presentate da architetti di 18 paesi di 4 continenti del mondo, è stata scelta quella dello studio di architettura Baglivo Negrini di Roma, che ha pensato a una griglia in cui alcuni elementi possono muoversi verticalmente. Quello che ne deriva è quindi una piazza viva, che si muove come una macchina scenica, creando spazi sempre diversi. Inoltre, Piazza Transalpina diventerà il tetto del Museo dell'Epicenter, costituito da un nucleo centrale in cui si troveranno le tre funzioni principali, ovvero la sala delle mostre permanenti, la sala delle mostre temporanee e la sala conferenze. Una giuria internazionale ha scelto i lavori più significativi e che meglio rappresentano l'idea di un nuovo territorio comune a cavallo del confine, una ricucitura in chiave europea che fa da assist alla candidatura di Nova Gorizia e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025. Ad annunciare il nome dei vincitori sono stati i sindaci delle due città, Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic, insieme tra gli altri al presidente della Commissione regionale alla cultura, Diego Bernardis, e al presidente del GECT, Matteo Arcion. I Covid e il lockdown non sono riusciti a fermarci, hanno detto i due primi cittadini, e oggi è il momento di mostrare ancora di più il nostro coraggio, cercando di costruire insieme un futuro migliore. Il progetto della Transalpina rappresenta un mattoncino su questa strada. Giornata importante quella di oggi per il nuovo cinema visionario di Udine. La nuova sala Astra era stata inaugurata a dicembre per poi rivedere la luce all'inizio di giugno con tutti i dispositivi di tutela imposti dall'emergenza Covid. Ora sono pronte le nuove sale Minerva da 52 posti e la Saletta 27 rimesse a lucido grazie alla Fondazione Friuli e poi ancora la sala Ferroviario con 74 posti e la sala Eden con 100 posti. La Eden e la Ferroviario, uniche in Friuli Venezia Giulia, offriranno l'altissima risoluzione visiva del 4K. Davide Zanirato ha intervistato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Udine, Loris Michelini. To moving around you with 10-point accuracy. Loris Michelini, vice sindaco di Udine, è una giornata che gli udinesi dovranno ricordare bene perché la tecnologia sbarca qui al visionario e rende le sale cittadine di questo cinema al top in Italia. È vero, oggi è il fine lavori, domani è già la prima proiezione, anche se l'ufficialità della cerimonia verrà fatta sabato prossimo. Quindi credo che questo connubio pubblico-privato, perché questo è il visionario, è di proprietà del Comune di Udine, lo gestisce il CEC, quindi questo connubio, dicevo, ha portato ad una incredibile, io lo chiamo, collaborazione che ha fatto sì che qui a Udine avremo le più belle sale del Triveneto. Questo qualifica la città, qualifica assieme a tutti gli edifici e a tutti i lavori che vengono fatti in città, qualifica l'intero Friuli. Gli amanti del cinema qui potranno effettivamente godere in prima persona della massima espressione tecnica, tecnologica che possa esserci oggi in circolazione. Io credo che i tecnici vadano ringraziati queste collaborazioni, vanno ringraziati soprattutto chi ha avuto l'idea. È vero che sono soldi pubblici, nel senso che qui spendiamo praticamente 3 milioni di euro che sono derivati dalla regione in più riprese, più altri 200.000, più il comune ha messo appunto anche altri soldi per poter fare in modo che si completasse definitivamente questo posto, questo luogo di aggregazione e di espressione cinematografica. Credo tra l'altro che con oggi si sia data prova che quando c'è una grande volontà di poter dare alla città un lavoro di massima qualità e ci si crede, credo che si raggiunge l'obiettivo che è stato raggiunto. Io a nome anche del sindaco devo dire che qui è stato raggiunto e siamo tutti quanti molto felici e soprattutto molto contenti di essere, diciamo, di far parte di questa collaborazione che è stata il massimo che si poteva ottenere in questi tempi.
La sanità adesso, una diffida è stata recapitata questa mattina negli uffici dell'assessore regionale alla salute su mandato della funzione pubblica CGL del Friuli Venezia Giulia, dal momento che non sono stati forniti i numeri sull'andamento di assunzioni e cessazioni tra il personale della sanità. Lo annuncia il sindacato stesso in una nota. Con tutte le precedenti giunte regionali, e spiega la segretaria regionale Orietta Olivo, indipendentemente dal loro colore politico, gli assessorati alla salute ci inviavano gli aggiornamenti periodici sul personale sanitario in entrata e in uscita. L'attuale assessore invece non ci ha mai fornito i numeri. È da novembre 2019, prosegue Olivo, che le organizzazioni sindacali, confederali e di categoria continuano a sollecitarne l'invio, ma ogni appello è stato vano. Una prassi che contravviene non soltanto agli obblighi reciproci previsti dalla contrattazione, ma anche a quel buon principio di trasparenza che è fondamentale per garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Secondo la FPCGL questo è uno schiaffo senza precedenti alle relazioni sindacali. È fissato per questo fine settimana l'ottavo raduno degli ex commilitoni dell'ex caserma Patussi di Tricesimo, che nonostante il Covid-19 non ha voluto rinunciare a questa occasione di incontro. Sentiamo l'intervista raccolta da Luciana Idelfonso. In scena questo fine settimana un nuovo raduno degli ex della Patussi. Qual è il programma e perché farlo nonostante il Covid-19? Buongiorno a tutti e grazie a Luciana per questa occasione. Siamo arrivati all'ottavo raduno. Abbiamo pensato spesso in questi mesi di lockdown, prima della riapertura parziale a giugno, che cosa fare, ma poi abbiamo detto che bisognava assolutamente fare anche quest'anno l'ottavo raduno. Perché ci teniamo, perché c'è molta gente che malgrado i problemi legati al Covid-19 vuol venire, siamo sabato mattina in circa 150 persone, purtroppo abbiamo dovuto un po' ridurre il programma, nel senso che ci vedremo solo sabato mattina, senza fare assembramenti, senza fare lo sfilamento, qui in caserma per ricordare i vecchi tempi e per ricordare gli amici che non ci sono più. E successivamente nel pomeriggio del sabato faremo una visita al Museo della Grande Guerra a Ragogna, per poi un giro domenica mattina 20 settembre sul Carso, sulle tracce della Mantova, e finiremo sempre con dei momenti conviviali, sempre comunque nel rispetto delle disposizioni del Covid-19. Non abbiamo avuto grossi problemi nell'organizzare, siamo in grado di farlo, la caserma ci offre varie opportunità e per cui siamo fiduciosi che anche quest'anno sarà un ottimo raduno, in attesa l'anno prossimo con il nono di fare cose ancora più importanti, come un libro sulla Patussi, come la nostra sede che ormai è questa caserma, sempre con la collaborazione e l'amicizia con l'associazione Cingoli e Ruote per conoscere la storia, che hanno la caserma, hanno recuperato benissimo la caserma e che c'è una sinergia ottima per poter approfondire la conoscenza del loro museo, ma per noi amici della Patussi, ripeto, ricordare i vecchi tempi e anche gli amici che non ci sono più. Grazie. Vecchi tempi in cui questa caserma era un centro importantissimo per Tricesimo e non solo, ricordiamolo. Sì, questa è una caserma che nasce nel 66, viene chiusa nel 2002, e negli anni ha avuto circa 35.000-40.000 militari. Nel momento di massima affluenza di personale militare all'interno della caserma parliamo di circa 1.000-1.200 persone, che nell'abitato di Tricesimo era sicuramente una risorsa oltre a essere una componente fondamentale. I contatti con le due amministrazioni, sia di Tricesimo che di Reana, perché ricordiamo la caserma è anche nel comune di Reana, sono stati sempre ottimi e la collaborazione continua ancora adesso. Purtroppo, ma le vicende internazionali ci hanno costretto a chiudere la caserma, noi cerchiamo di evitare che il degrado, e ci siamo in parte riusciti, possa del tutto cancellare questo ricordo e questo pensiero di molti che oggi si riavvicinano anche a distanza di anni. Ci sono soldati di leva che hanno fatto il militare nel 66-67 e che vengono con piacere, quindi parliamo di persone che hanno almeno 70 anni.
Tra i protagonisti della giornata di oggi a Pordenone Legge, Paola Defendi, che con il marito Claudio Regeni e l'avvocato Alessandra Ballerini ha parlato del loro libro Giulio fa cose, uscito a gennaio. Sono state dette, soprattutto da parte dell'Egitto, innumerevoli falsità, ha detto Paola Defendi, questo per creare una figura che non c'è mai stata, che non coincide con la persona reale. La memoria di Giulio è stata vittima di una sistematica opera di depistaggio con una serie di bugie nate per gettare discredito su di lui e giustificarne la scomparsa, ha raccontato la madre. Il nostro è un tentativo di tracciare un ritratto quanto più obiettivo possibile di Giulio, di restituirgli l'identità che le bugie hanno deturpato. Parla tu per noi che non possiamo farlo, è l'appello di tante mamme egiziane alla madre di Giulio, come racconta lei stessa. Il caso del giovane ricercatore infatti è lungi dall'essere una rarità. Ogni giorno in Egitto scompaiono in media 4 persone proprio come lui. E ancora le parole dell'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini. 4 governi si sono succeduti nel corso degli ultimi 4 anni e mezzo, ma hanno tutti fallito nell'aiutarci, ha detto l'avvocato. Una nazione che non fa valere il diritto alla verità ha già perso in partenza. E adesso apriamo la nostra pagina sportiva, cominciamo parlando di Udinese, ci colleghiamo subito con i campi del Bruseschi dove si sta allenando la squadra bianconera e dove c'è per noi Jacopo Romeo. Buon pomeriggio Jacopo. Ciao Angela, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Allenamento che è in pieno corso di svolgimento qua al centro sportivo Bruseschi con la squadra che in questo momento viene divisa in 2 tronconi per un lavoro diciamo così mirato. Metà del gruppo è stata spostata sul campo numero 3, lo sta raggiungendo adesso, un'altra parte resterà qui sul campo 4 per un lavoro tattico. Allora, prima di andare poi sui temi anche del mercato, ti faccio vedere anche un po' quello che sta succedendo prima che la seduta diventi a porte chiuse, perché in campo c'è anche Nahuel Molina con il resto dei compagni, ve lo facciamo vedere, eccolo lì grazie al nostro Sulley nelle immagini. Ieri il laterale argentino si era visto al Bruseschi per il primo allenamento di campo, naturalmente in forma individuale, eccolo adesso al lavoro con i suoi compagni. Chissà se a questo punto non lo potremo vedere di scena anche nella gara contro la Spalla di sabato alle ore 15 a Premariacco, che come sempre mostreremo in diretta in esclusiva. Chissà, questo lo vedremo, però c'è il primo assaggio di campo e di compagni al tempo stesso per questo giovane molto forte, molto promettente laterale argentino. E questo è stato anche uno dei temi, Angela, che abbiamo trattato nell'intervista esclusiva che abbiamo realizzato, una lunga intervista a Juan Musso, e che i nostri amici e tifosi ludinesi da casa potranno ascoltare tra poco nel corso del pomeriggio calcio e poi in tutte le edizioni dei TG della sera. Chiudo quello che sta accadendo sul campo per dirti che il gruppo si è ricostituito al completo. C'è anche Marvin Ziegler a lavorare con i compagni e anche Kevin Lasagna è andato sul campo 3 insieme al resto del gruppo. Questo per chiudere il cerchio riguardo le notizie di campo. Poi c'è il mercato. E il mercato, come vi stiamo già dicendo da questa mattina presto, vede Antonin Barak oramai un passo alla cessione all'Hellas Verona. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche con il club scaligero. Vediamo insomma quali potranno essere i tempi, perché sappiamo bene, e lo stiamo vedendo anche in caso Udinese con Arslan, che ancora non è ufficialmente un giocatore bianconero, ancora non ha posto la sigla sull'accordo che lo legherà al sodalizio bianconero, perché i tempi sono più lunghi, chiaramente sono tutti i protocolli sanitari, c'è questo surplus di test da fare per tutti i giocatori, quindi anche questo sarà l'iter per Antonin Barak, che poi quando tutto sarà definito e anche sistemato nei contorni, capiremo anche quale sarà la formula dell'operazione, diventerà poi ufficialmente un giocatore del Verona, che ironia della sorte l'Udinese si troverà poi di fronte nel suo primo impegno stagionale, posticipato alla seconda giornata di campionato. Queste insomma un po' tutte le ultime da casa Udinese. Angela, ti restituisco la linea e rimando poi tutti i nostri amici all'appuntamento con Pomeriggio Calcio e il TG delle 19 per ascoltare una bella e lunga intervista realizzata a Juan Musso, che ha parlato anche di Nahuel Molina, che lo ribadiamo, è qui ad allenarsi con i compagni alle nostre spalle. A te.
Grazie Jacopo, e noi continuiamo con alcune notizie di mercato che riguardano proprio il mondo del calcio, con il Pordenone che comunica di aver prolungato di una stagione il contratto del difensore Alessandro Vogliacco. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2023. Cresciuto nella Juventus, Vogliacco si è trasferito al Pordenone prima a titolo temporaneo fino a gennaio 2019, poi definitivo da giugno 2019. Il difensore sta dimostrando una crescita continua, si legge in una nota della società, per rendimento e duttilità, schierato centrale oppure laterale destro, certificata dalla recente prima convocazione nella nazionale Under 21. E l'ex capitano del Pordenone, Michele De Agostini, da oggi entra ufficialmente a far parte della famiglia del Chiarlinks Muzzane. Sono molto felice di poter continuare a giocare nella mia regione, ha detto De Agostini, dove sono nato e cresciuto. Da lungo tempo parlavo con i vertici del Chiarlinks e ora non vedo l'ora di tuffarmi in questa nuova avventura. Queste le parole di De Agostini, che vediamo appunto in questa foto mentre firma l'accordo, il contratto con il Chiarlinks Muzzane, con la sciarpa appunto della società del presidente Zanutti. Siamo in chiusura, grazie per la vostra attenzione, vi ricordo che l'informazione che ogni giorno ritorna in diretta questa sera alle 19, a più tardi.